Altra bufera di neve qui in Canada, nella zona di Toronto oggi. E questa è la situazione di stamattina. Sapevo che dovevo fare altri 10 centimetri oggi, però non sapevo che avesse iniziato a nevicare la notte scorsa. E questo è il risveglio. Wow, e ne ha fatto un po', eh? Sembra tanta panna montata, eh? Bellissimo. La neve non ferma qui a Toronto. Guardate un po' che spettacolo, però, eh. Ecco qui, lì vedete il livello di quanta neve ha fatto. Ne ha fatto un po'. Faccio un po' vedere. Qui ci troviamo ad Aurora, all'incirca 30-35 minuti a nord della città di Toronto. E questo è lo scenario che si presenta oggi. Guardate. Ecco la neve che ha fatto. Ovviamente c'era anche l'accumulo della neve dell'altro giorno, però. Continua a nevicare qui in Canada. Se sentite, c'è qualcuno che sta usando lo spazzaneve per pulire l'entrata di casa, probabilmente è il mio vicino. Vi faccio vedere anche lo spazzaneve che è passato stamattina per pulire le strade, perché le strade già sono state pulite, guardate. Queste sono le strade già pulite, però guardate lo spazzaneve che è passato. Wow! Mi ha fatto un piccolo muro di neve davanti a casa mia. Adesso lo devo togliere, se no non posso uscire con le mie macchine. Vedete? Quindi è importante uscire a pulire questo, perché la settimana scorsa di mattina non l'avevo pulito perché andavo di fretta. Ho dovuto portare la macchina dal meccanico perché mi si era piegato il cartellino sotto la macchina per colpa della neve. Quindi è importante pulire adesso questo muro di neve. Ecco il mio vicino che pulisce la neve, anche l'altro vicino lì in fondo. Questa è la situazione attuale. Continua a nevicare. Temperature sono buone. Siamo all'incirca meno 1 grado, meno 2. Ecco qua. Questa è la situazione oggi da Aurora, Toronto, Canada. Dobbiamo pulire un po' di neve oggi.